Provincia di Alessandria, soprattutto durante e dopo il periodo del primo lockdown, si è assistito ad un quasi immediato riappropriarsi del territorio da parte della fauna selvatica. Il farsi da parte dell'uomo sulle strade, le poche auto circolanti ed una vita lavorativa svolta da casa hanno permesso anche a specie solitamente elusive come il lupo di prendere coraggio ed avvicinarsi ai centri abitati. Il ritorno di questo animale sul confinante Appennino Ligure era certificato da tempo. Nell'Alessandrino sono accertati almeno 10 nuclei di lupi, ma ultimamente gli avvistamenti si fanno sempre più frequenti ed essendo ormai tutti dotati di una videocamera sul proprio smartphone, spesso le immagini catturate finiscono sui social, scatenando sempre reazioni differenti. È di questi giorni un video girato nella Valle Erro che vede protagonista un lupo di grossa taglia che con scioltezza disarmante se ne va a spasso per i campi con un quarto posteriore di capriolo ben stretto fra le fauci. Ad Acquiterme, proprio per affrontare questo argomento sempre più attuale, l'associazione Valle Borme da Pulita con il patrocinio del comune di Acquiterme ha organizzato la conferenza Il lupo, questo sconosciuto, ospite d'eccezione la zoologa Roberta Castiglione, nata a Milano ma con radici acquesi e che proprio nella città termale ha una casa, nella quale, dopo aver installato delle fototrappole, è riuscita a catturare l'immagine di una coppia di lupi a 50 metri dalla propria abitazione, realmente vicina al centro abitato acquese. Ma chi è il lupo? È possibile conviverci pacificamente? L'uomo in passato ha fatto il possibile per eliminarlo dal territorio alpino. Oggi si lavora in senso contrario nel tentativo di proteggerlo e conservare la specie sulle nostre montagne. La situazione ambientale e sociale era completamente diversa da quella nella quale ci troviamo oggi. Molto danneggiato l'ambiente, presenza, assenza assoluta di fauna selvatica, assenza di boscaglia, un territorio completamente depauperato della sua naturalità, per cui anche il lupo alla cima della catena alimentare non poteva più trovare la fauna selvatica della quale potersi sostentare e quindi rivolgeva la sua attenzione alla fauna domestica e da qui nasceva ovviamente il contrasto con l'uomo. Questa situazione oggigiorno è completamente diversa, viviamo in una situazione territoriale e soprattutto sociale completamente diversa, sia da un punto di vista vegetazionale, i boschi sono tornati, la fauna selvatica è tornata, quindi il lupo ha le sue prede, senza contare che all'alpeggio non ci vanno più i bambinelli senza neanche essere coadiuvati da un adulto, ma soprattutto quello che sicuramente sarà importante sarà tendere a effettuare dei sistemi di gestione della fauna domestica, quindi degli allevamenti che proteggano questi animali, cosa che nel tempo l'uomo ha dimenticato perché l'allevatore si è abituato a lavorare in un contesto nel quale non essendoci il predatore non era necessario proteggere la fauna domestica. Nell'Ovadese sono presenti, lungo il Bormida sono presenti, poi quanti non si sa, anche perché hanno un territorio piuttosto ampio che arriva anche a 200 km quadrati, quindi si distribuiscono sul territorio. Ma il rispetto a volte appunto dell'animalità e quindi la selvaticità degli animali ci deve imporre di tenere un certo distacco, proprio anche per la loro salvaguardia, cioè se ci piacciono, se amiamo conservare, se amiamo gli animali, rispettiamoli tenendo distanza. L'avvicinamento alle proprie case, l'avvicinamento con i bocconi, l'avvicinamento nel tentativo di avere un contatto, questo è assolutamente sbagliato.